Ora, sui vettori possono agire degli operatori, che sono in generale degli enti matematici che modificano lo stato del vettore. In generale possiamo chiamare con A maiuscolo un operatore che agisce su un vettore V, per esempio, che appartiene a uno spazio vettoriale, e lo trasforma in un vettore W. Il vettore W non necessariamente appartiene allo spazio di partenza V. Potrebbe essere semplicemente appartenente a un nuovo spazio, magari più grande. Se il vettore prodotto W, il vettore così generato, appartiene allo spazio V, questo operatore A è un isomorfismo. Un isomorfismo è un tipo di operatore che manda uno spazio, quindi vettore di uno spazio, in vettori che appartengono allo stesso spazio. E tipicamente si lavora con questo genere di operatori. Gli operatori in uno spazio vettoriale sono matrici, o perlomeno sono solitamente diciamo, visualizzati come matrici, sono rappresentati come matrici. Quindi se noi avessimo un vettore V fatto per esempio da tre componenti, così, su questo vettore può agire una matrice 3x3, una matrice che può avere elementi di questo tipo. Una matrice piena, diciamo, con tutti gli elementi, e il risultato sarà un vettore W con i suoi componenti. Ora, vettori e matrici sono oggetti lineari. Abbiamo già visto che una proprietà dei campi degli spazi vettoriali è quello di essere invarianti rispetto a moltiplicazioni per uno scalare. Questa è una delle proprietà della linearità. E seguono da come gli spazi vettoriali sono definiti. Ora, l'effetto di operatori lineari è quello di, per esempio, se un operatore lineare agisce sulla somma di due vettori, noi possiamo scomporre diciamo, l'operazione, di questo operatore sui singoli vettori in questa maniera. Sto dando un bel po' di definizioni, però probabilmente sono necessarie, anzi, sono decisamente necessarie se vogliamo capire il seguito. Quindi succede questo, vedete? L'operatore A si scompone sulla somma dei due vettori e vale anche la linearità rispetto a moltiplicazione per una costante. Quindi abbiamo questo sostanzialmente. A che agisce su alfa per U è uguale ad alfa che agisce per A su U. Questa seconda proprietà forse ci sarà meno utile, però è sempre necessario menzionarla. Adesso ci sono una serie di risultati importanti sui vettori che coinvolgono una teoria. Io sto facendo adesso un salto clamoroso, sto saltando dalla semplice introduzione di quelli che sono gli spazi vettoriali a quello che è il risultato finale, il teorema finale che viene insegnato ai corsi di geometria e di algebra lineare nel primo anno di fisica, che è il teorema spettrale, nome che già di per sé suscita quasi, diciamo, rispetto e stima, no? È un nome così altisonante. In verità il teorema spettrale viene da spettro e lo spettro viene usato in fisica, anche in matematica, per rappresentare diciamo, una scomposizione in una serie appunto di componenti, ciascuno caratterizzato da una certa ampiezza. Per esempio avrete sentito forse parlare di spettro della luce. Lo spettro della luce è sostanzialmente l'ampiezza della luce corrispondente a diverse frequenze, quindi dallo spettro della luce si può capire qual è per esempio la componente con frequenza dominante generata da una certa luce, no? Questa è l'utilità pratica. Però il teorema spettrale adesso ve lo enuncio perché mi preme essere preciso nelle definizioni. Allora, diciamo, la definizione astratta, diciamola così, in termini di spazi vettoriali è il seguente. Allora, se a T un endomorfismo, che è come dire isomorfismo, definito su uno spazio vettoriale V di una certa dimensione, dotato di un prodotto scalare. Ah, giusto, mi sono dimenticato un concetto, adesso ci arrivo però, prima finisco la definizione. Allora, T è autoaggiunto se e solo se esiste una base ortonormale di V fatta di autovettori per T. Allora, questa frase che sembra così esoterica andrà esaminata un po' meglio. Allora, il T abbiamo detto è un isomorfismo, quindi agisce su uno spazio V mandandolo in se stesso.
È dotato di un prodotto scalare, allora, oltretutto definito positivo. Allora, il prodotto scalare cos'è? È un'operazione che agisce su due vettori e restituisce uno scalare. Nel caso reale, diciamo nel caso geometrico, il prodotto scalare è dato da questa espressione. Allora, abbiamo due vettori, uv, il loro prodotto scalare è dato dalla somma dei prodotti delle componenti, dove ho indicato con i e v con i le componenti di u e di v. Il prodotto scalare definito positivo significa che questo è sempre maggiore o uguale a zero. Bisogna anche definire un altro concetto importante in geometria, che è quello di ortogonalità. Abbiamo detto che il prodotto scalare è definito così. Due vettori si dicono ortogonali se vale la seguente proprietà, molto semplice: u per v uguale 0. Intuitivamente l'ortogonalità di due vettori significa che sono a 90 gradi l'uno rispetto all'altro. Quindi graficamente significa questo. UV, prodotto scalare, significa, diciamo che intuitivamente fare il prodotto scalare di due vettori significa proiettare l'uno sull'altro. Ma se sono perpendicolari così, si vede che il vettore U non ha nessuna componente lungo la direzione V e quindi il loro prodotto scalare fa 0. In generale il prodotto scalare è definito in maniera che può essere arbitrariamente complessa, non è necessariamente definito come la somma delle componenti. Questa è la definizione intuitiva che usiamo. Il prodotto scalare, cioè scusate, il teorema spettrale viene. Oh, scusate, prima di arrivare all'altra enunciato del teorema spettrale, devo finire di spiegare il primo. Allora, abbiamo detto che T viene detto autoaggiunto. Allora, autoaggiunto è una proprietà degli operatori e in maniera molto formale significa che un operatore è autoaggiunto se è uguale alla propria aggiunta. E l'aggiunta è un'operazione che viene effettuata su questo operatore, una specie di trasformazione. Se questo operatore è invariante rispetto a questa trasformazione, si dice che è autoaggiunto. Ora, i vettori autoaggiunti non ci importa sapere esattamente cosa sono. Diciamo che sono molto importanti in fisica, soprattutto in meccanica quantistica. Alla fine vedremo che gli operatori addirittura hanno un'altra proprietà, vale a dire che sono normali o ermitiani. È una proprietà che è più generale, più particolare del semplice essere autoaggiunto. Quello che ci importa è che, secondo il teorema spettrale, se l'operatore è autoaggiunto, allora possiede una base ortonormale, cioè fatta di vettori ortogonali l'uno rispetto all'altro e perpendicolari, questo significa sì, appunto normale, e sono autovettori per T. Ora, cosa sono gli autovettori? Allora, se noi abbiamo un operatore generico A che agisce su un vettore V, si dice che U è un autovalore di A se questa operazione manda U in un suo multiplo, dove quindi A agisce su U, lo manda in lambda per U. Non so scrivere al contrario. Lambda è una costante. Questo significa che l'operatore manda il vettore in un suo multiplo, che, come abbiamo detto, l'operazione di moltiplicazione per una costante ha l'effetto di aumentarne il modulo, sostanzialmente, ma non cambiarne l'orientazione. Gli autovettori sono importantissimi. Nel caso, diciamo, intuitivo dello spazio reale, si intuiscono in questo senso, quindi il vettore viene mandato in un multiplo di se stesso. Nel caso generale, uno spazio vettoriale generale, sostanzialmente quello che significa è che il vettore non viene scomposto in altri vettori della base, ma rimane se stesso. Quindi, se il vettore era inizialmente è stato assunto come vettore di base, continua ad essere un vettore di base. È una cosa abbastanza elementare. La base, ho parlato di basi molto a lungo. Allora, la base è un concetto fondamentale. La base è un insieme di vettori linearmente indipendenti, che significa che ciascuno di essi non può essere scritto come una combinazione lineare degli altri, ovvero vale questa proprietà. Quindi, se abbiamo una base di vettori, vale questa proprietà, che una combinazione del tipo A1, V1 più A2, V2
più ANVN è uguale a 0. Quindi questa combinazione lineare dove A1, A2 e AN sono coefficienti è nulla, non importa quali siano i coefficienti, che equivale a dire che nessuno di questi vettori può essere scritto come combinazione lineare degli altri. Il numero di questi vettori è uguale alla dimensione dello spazio, quindi in R3, quindi nello spazio reale tridimensionale, ce ne saranno 3. Quindi questa dà anche una definizione abbastanza intuitiva di cos'è la dimensione di uno spazio. Concludo dicendo qual è il significato più importante del teorema spettrale e poi passerò a un argomento più complesso. Il significato è che noi, se abbiamo un operatore che ha questa proprietà, cioè di essere autoaggiunto o ermitiano, nel caso complesso, per esempio nella meccanica quantistica, noi possiamo scrivere uno stato che è definito da un vettore, quindi un vettore di stato del sistema, in una base di autovettori di questo operatore. E questo è il primo passo per arrivare a quelli che saranno poi i risultati più avanzati, più straordinari, che però richiedono delle parti di teoria ancora più complesse, che non ho ancora citato.